Senti, ce l'avete creduto col gol che ha fatto a portare in pareggio la squadra? 10 non è facile? Assolutamente no, non era facile. Secondo me la squadra ha reagito bene dopo essere stata in svantaggio, specialmente avevamo pareggiata in 10. Poi comunque sia il secondo tempo magari si è poi sentita questa inferiorità numerica. E ha influito molto anche perché si è sottoprendo la difesa. Sì, no, Luca è un giocatore fondamentale per questa squadra e cioè, privarsi, cioè, il fatto che sia dovuto uscire dopo 5 minuti sicuramente è stata una cosa molto negativa per noi. Poi cioè, la palla l'ho data io, lì in quel caso mi è sembrato di rimbalzato anche male. Secondo me non era proprio l'ultimo uomo perché io ero subito lì, stavo intervenendo e non c'era secondo me poi tutto questo fallo. Dispiace perché chiaramente si è creata un'occasione che loro, cioè, gli ha dato un netto vantaggio, perché giocare in 10 per 90 minuti non è semplice assolutamente, specialmente quando due squadre sono più o meno, secondo me, alla pari, possono giocarsi davvero alla pari. Chiaramente giocare in 10 per tutti i 90 minuti è più difficile. Forse l'avvio del Messina è stato troppo timido, questo ha dato coraggio a Cosenza, poi l'episodio per capire quello che sta venendo avanti. Ah sì, ripeto, allora il fatto di essere timidi, ripeto, dopo 5 minuti è anche difficile dare un giudizio come una parte. È stata una palla lì mentre si è sul giro palle, quindi cioè, questa occasione sicuramente ha compromesso la partita. Va bene così, grazie a tutti, arrivederci. Grazie.